Quest'oggi ho celebrato l'Eucaristia in questa chiesa, insieme a tanti sacerdoti, concludendo a livello diocesano l'anno sacerdotale. Abbiamo pregato con tante persone della comunità, abbiamo pregato per noi perché il nostro servizio alla Chiesa sia un servizio appunto disegnato dall'Eucaristia che celebriamo ogni giorno. Abbiamo ricordato un tragico fatto che ci colpisce in modo particolare. Monsignor Padovese, vescovo in Turchia, è un mio caro amico ed è amico anche di questa diocesi. Nella memoria di Papa Giovanni, di cui abbiamo appena celebrato l'anniversario, la sua morte drammatica ci turba, ci invita a preghiera. È la stessa diocesi in cui 5 anni fa è stato ucciso Don Santoro. Lo vogliamo ricordare al Signore questo vescovo. La sua gioia nel comunicare il Vangelo in un paese a cui lui era molto affezionato. Bene, io vorrei condividere con voi, come avvio del momento processionale, una piccola riflessione che intitolerei Le tre tradizioni. È una riflessione che scaturisce proprio dal passaggio della lettera di Paolo che abbiamo appena ascoltato, un passaggio di grandissimo rilievo. Paolo alla comunità ricorda che cosa rappresenti l'Eucaristia. E lo ricorda così: ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Ecco, in queste poche righe sono contenute le tre tradizioni. Le tre tradizioni eucaristiche che connotano la nostra esperienza cristiana. La prima tradizione è la tradizione della fede. Cari fratelli e sorelle, noi siamo diventati cristiani attraverso la fede di altri cristiani. La fede è un dono di Dio. La fede ci è comunicata per azione dello Spirito. Nel battesimo noi siamo stati uniti per sempre alla morte e risurrezione di Cristo, ma tutto questo avviene dentro un'esperienza concreta che prende il nome di Chiesa e che prende il volto dei cristiani. La fede è anche una consegna che passa di cristiano in cristiano, di generazione cristiana in generazione cristiana. La fede richiede una fedeltà, la fedeltà di uomini e di donne che credono al punto tale che altri possano credere. Questa è la prima tradizione. Non siamo noi a trasmettere la fede è veramente il dono di Dio. Ma noi siamo chiamati a creare tutte quelle condizioni perché la trasmissione possa avvenire. Così è successo. Non dimentichiamoci coloro che ci hanno testimoniato e quindi hanno creato le condizioni per la trasmissione della fede. Facciamo sì che la Chiesa sia veramente la comunità in cui gli uomini e le donne che si affacciano, che vi sono stati battezzati, possano riconoscere e crescere nella fede. Cari fratelli e sorelle, nelle nostre terre ci sono delle bellissime tradizioni. Ma queste tradizioni ci devono provocare in ordine alla fede. Noi non siamo semplicemente coloro che conservano tradizioni, coloro che si identificano in tradizioni. Le preziose tradizioni religiose dicono riferimento alla fede e ci provocano relativamente alla fede. La prima tradizione è quella della fede.
Stasera non camminiamo per esibirci, non camminiamo perché così hanno sempre fatto, noi camminiamo perché crediamo. La seconda tradizione è quella del tradimento. Sì, perché è la stessa parola, tradire, consegnare. E la ricorda Paolo, il Signore Gesù nella notte in cui veniva tradito. E ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, noi ricordiamo questa tradizione, Gesù che è tradito nella notte. È sempre notte quando si tradisce. Il tradimento di Giuda è il tradimento di colui che ha vinto una relazione, una sequela. In realtà gli interessa il suo progetto e Cristo è ridotto uno strumento. Cari fratelli e sorelle, questo è il tradimento. Ridurre Cristo a uno strumento per i nostri progetti, per i nostri fini. Il rischio a cui sono esposto, a cui siamo esposti, a cui è esposta la Chiesa, e di usare Cristo, la stessa Chiesa, la fede per i nostri scopi, per i nostri interessi, per le nostre convenienze. Noi camminiamo in mezzo alla città, non per giudicare il tradimento di altri, ma con la consapevolezza che siamo tentati di tradire, che forse a volte siamo caduti nel tradimento, di usare di Cristo e della fede per ciò che interessa esclusivamente a noi. Fossero pure i più nobili ideali. Non usiamo di Cristo. Lo vogliamo portare, non usare. Vogliamo camminare con Lui, non farlo camminare per forza sulle nostre strade. Noi lo portiamo sulle nostre strade, anzi in qualche modo è come se lui ci avesse già preceduto sulle strade della nostra città. Non tradiamo Cristo Signore. E la terza tradizione è la tradizione del corpo e sangue di Gesù, è la consegna del suo corpo. Scusate, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta ho trasmesso, la prima tradizione. Il Signore Gesù nella notte in cui veniva tradito prese del pane, la seconda tradizione, e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. La terza tradizione, la consegna. Dio si consegna nelle mani dei peccatori per farne ciò che vogliono. Alla fine la violenza, la forza, la manipolazione si scatenano in maniera drammatica e la croce di Gesù è il segno di questo dramma. Eppure proprio l'amore e la libertà, la verità e la giustizia sono messe nelle mani dei peccatori, nella persona di Gesù. Prendete e mangiate. La potenza di Dio si manifesta nella massima debolezza e vince. Ed allora non c'è uomo o donna che guardando la croce, che guardando Gesù, che mangiando l'Eucaristia, non possa sperare. Noi non portiamo l'Eucaristia per imporla. Noi non portiamo l'Eucaristia quasi a sfoggiare una specie di supremazia, no. Noi vogliamo portarla come un dono, così come Cristo si è fatto dono radicale. Noi vogliamo per primi essere gli interpreti di questo dono radicale e vogliamo trasmettere nella nostra città questo dono del dono, una mentalità che scaturisca da quell'Eucaristia che è il nostro cuore. Vogliamo essere cristiani eucaristici, non solo tra le mura della Chiesa, ma per le strade della nostra città. Così cammineremo, portando il Signore Gesù in mezzo a noi.